Ciao, allora, questo è il video sulle mie palette autunnali, perché ho visto il video da Semplicemente Me, che ha fatto i video sulle palette autunnali che vuole usare, e anch'io volevo fare questo video così. Inizio a usarle tutte, così cerco di finirle. Visto che ho due o tre palette che sono quasi nuove, non le ho mai usate, poche volte. Quindi ora vi faccio vedere tutte le palette che voglio usare e anche, non, anche quelle piccine e gli ombretti mono. Quindi iniziamo gli ombretti mono. Voglio usare questo ombretto di Avon che è in crema, che è questo qui, questo borgogna, una specie di borgogna, che l'ho usato, che è della linea Extra Lasting. Vi faccio vedere lo swatch. Che è questo qui. È bello. Quindi uno è questo che voglio usare. Poi questo di Kiko, che è il numero 233 Infinity. Ora vi faccio lo swatch. Se mi riesce a aprirlo. Questo non l'ho mai usato. Anche questo dovrebbe essere uguale. I colori simili sono. Sì, su per giù sono uguali. Poi voglio usare, finire questo ombretto che mi si è addotto. Non ve lo apro perché è tutto rotto, questo qui di Essence. Proviamo ad aprirlo. Vabbè, c'è rimasto. Stava a dire che tanto qui se non mi disturbano, che è questo. Aiuto. Questo qui, non so come farvelo vedere, c'è rimasto solo. È quasi finito. Aspettate, eh. Questo viola qui. Questo è uno. Mi pulisco le mani intorno. Poi voglio usare. Ah, c'è un sole. Questa palette di Avon di 24 carate. Che anche questa mi sa che l'hanno levata. E voglio usare questi qui. Questi qui che sono belli, tanto usati, però allora non hanno una pigmentazione proprio al 100%, infatti non si vede una mazza. Però voglio, si vede poco. Sì, suona, mi raccomando. Vuoi partecipare a essere nel mio video? Questo sì, un pochino di più che è questo, però non tanto. Quindi questa voglio, almeno faccio qualche buco così la finisco. Poi questa che è di Avon, sempre di Avon, però non so chi. Island Breads. No, True Color. Island Breads dovrebbe essere. Boh, non lo so. Vabbè, questo. Qui. Questa non è mai stata usata. E questa è di mia sorella, ma lei non la usa mai.
quindi voglio usarla e mi pulisco le mani perché le ho tutte. Aspettate, ve la faccio là in diretta. Mi pulisco le mani in diretta. Così faccio la test watch. Se le salviette mi fanno gemette, schifo. Dicevo, queste qui, gli uccelli passano, sembra che è primavera, comunque, fino a ieri c'era, fino a stanotte c'è stato il diluvio. Sì, l'ho usata lì, anche questa non è che c'è, sì dai, meglio di quell'altra, pigmentazione ce l'ha. Questi sono tutti gli ombretti, un bianco che non si vede proprio, un rosa, questo qui, un grigio nero e un marroncino, non so, vabbè, questi qui sono. Poi, ora metto a posto queste e vi faccio vedere le palette più grandi. Stacco un minuto perché così mi metto tutta la roba davanti. Allora, iniziamo da questa palette della Pupa, a me non mi si vede, che è questo coniglio, che questa mia. L'ho già usata in questa settimana. Ci ho fatto due o tre trucchi. E la pigmentazione ce l'ha buona. Perché io ho altre palette della Pupa e la pigmentazione fanno schifo. Infatti ce l'ho di là, mi sono scordata. Questa. Qui ci sono gli ombretti. E due, come si chiamano? Due gloss, qui gloss e ombretti, e questa credo che sia una cipria, non so, ora boh, devo guardare. E di qua c'è blush ombre gloss, matita. Un'altra matita e cosa per, come si chiama? Per gli ombretti e lo specchiettino qua. Quindi una è questa. Beh, metto a posto dopo, se no ci si fa domani mattina. Pizzica qua. Poi questa qui di Sleek, la Vintage Romance, questa me l'avete già vista usare, ci ho fatto uno dei miei primi tutorial, questa me l'ha regalata la Federica, richiesta da me per un mio compleanno. E questi sono gli ombretti, che anche questi li ho già belli usati, infatti questo c'ha il buco, solo questo c'ha il buco, però spero di fare altri buchi su questa palette, non so perché mi viene a vomitare. E nulla, questa è una che voglio usare. Questa è della NYX, che
che ho appena aperto perché non mi riuscivo a aprire, sono riuscito a aprirla dopo un anno o due. Ecco, perfetto. È cascato il pennellino. E questa qui c'è la base per gli occhi, illuminante e gli ombretti. E questa la voglio iniziare a usare anche questa. Gli mettiamo il pennellino, che non so che farmi di questo pennellino. Ora guarderò se lo userò o no. No. Poi la palette della Wet White, l'unica palette della Wet White che ho. Anche questa l'ho usata, come vedete. Ho usato questo, soprattutto questo ho usato il Madoni, Dosa, una volta il verde, due o tre volte Rosina Salmone. Il marroncino chiaro, questo qui praticamente ho quasi usato, ho usato tutto, li ho usati tutti, però non tanto, quindi anche questa voglio usare. La palette della Cinderella di Essence, quella edizione limitata, anche questa l'ho usata, soprattutto il rosa che c'è una conca, il bianco, il grigio topo, il nero l'ho usato una volta, però poi mi è cascata io con l'unghia, per sbaglio l'ho graffiata. Il blu una o due volte l'ho usata, e anche il viola l'ho usato due o tre volte, quindi anche questa l'ho usata, però ora vorrei usare, finire, vorrei anche questa usarla, anche se credo anche se è un po' inestiva, però va bene, mi va bene lo stesso, tanto non è che faccio dei trucchi troppo elaborati, a me va bene, due ombretti e via. Quindi. Poi voglio usare anche la Vintage di Essence, questa, che anche questa è usata. Soprattutto questo marroncino c'ha una conca, come vedete, una conca, come la volete chiamare. Anche questo rosa sta iniziando ad avere una conca, non si vede. E quegli altri sono usati pochi, poco. Quindi questa, anche questa la voglio usare. Non so se le userò tutte, ora guardo, non so, boh. Cercherò di usarle tutte. Questa della I Love Mac Makeup, questa qui, che è Art Passion, questa presa da Maquilaila, questa qui che non mi ricordo di Yup di chi è, Art Passion, non mi ricordo il Yup, questa è un Yup, però non mi ricordo la originale di che marca è. Me lo scrivete qui sotto così. E anche questa è un po' usata, qualche colore ho usato, soprattutto questo marroncino, questo grigio marroncino, questo viola. Non ho più fatto il lookwatch, scusate, sono andata così ad Africa, perdonatemi, ho iniziato a farvi il lookwatch e non li ho fatti più, va bene, è andata così. Anche questo rosino, come come si può definire, sabbia, una fa del genere. Anche gli illuminanti 1 e 2, dai, un pochino questa usata, però voglio anche questa portare un pochino più avanti, la chiudo perché si vuole chiudere. Poi questa che mi hanno regalato compleanno 2015, questa mi ha ricordato che ce l'avevo perché anche semplicemente me aveva ha fatto vedere
una palette di questa marca, della Nova. Quindi ho detto, cacchio, ce l'ho anch'io questa palette. Non è uguale alla sua, però della stessa marca. Quindi anche questa ho usato una volta, due colori. Poi li ho anche swatchati e basta. Questi sono i colori. Se mi riesce. E questi sono, e questi sono i blush e come si chiamano? E lucida labbra. Ecco, perfetto. Quindi questa è la palette che mi hanno regalato. L'ho usata solo una volta, poi l'ho lasciata lì. Quindi ora la voglio usare. Poi ultima palette, anche quella usata una o due volte, però mi è anche cascata, che è questa della Mario No. Mi hanno regalato anche questa, no, questa me l'hanno regalata Natale 2014, mi pare. Questa. Mi pare che con questa ci ho fatto i tutorial per Liz, che gli mando un grandissimo bacio. Un bacio a Liz. Qua. Se vedete qualcosa di rotto, perché mi è cascata. Praticamente questo si è rotto. Qui ci è andato via un pezzo. Anche qui è andato via un pezzo. Anche questo nero è andato via un pezzo. Anche quest'altro nero, aiuto, quest'altro nero è andato via un pezzo, anche questo bianco, e vabbè, comunque, qui ci sono gli usci da labbra, questo ci ho fatto il buco perché l'ho usato una o due volte. Qui ci sono i blush e le matite, credo quella nera per gli occhi e questa forse per le sopracciglia, non lo so, boh, non le ho ancora usate, vabbè. Quindi queste sono tutte le palette che voglio usare in questo inverno. E nulla, io vi mando un bacio, spero che vi abbia gradito questo video. Se ci avete anche voi, anche voi se fate questo video, linkatemelo qui sotto così lo vado a vedere, che mi garba tanto vedere questi video. E nulla, come sempre, che devo dire sempre le stesse cose, commentate, lasciate like e iscrivetevi al mio canale. E ci si vede al prossimo video. Ciao!